campo, che abbiamo visto, quello che ha visto, insomma, sa che ieri si è allenato, ci racconti un po' l'impatto con i tuoi compagni, con il nuovo gruppo, con l'allenatore? No, allora posso dire che comunque è un gruppo molto unito, che mi ha accolto comunque a braccia aperte, e questo secondo me è la cosa più importante per adesso. Poi comunque avremo tempo per lavorare fino comunque a fine mese per riuscire diciamo, a centrare i nostri obiettivi calcistici e comunque anche per l'allargamento, e sicuramente sono molto contento. Fisicamente come ti senti? Ti abbiamo visto molto palla, importante. Sì, ho iniziato diciamo con la Fiorentina da comunque una settimana facendo tutti i doppi, però purtroppo per causa Covid ho avuto uno stop di diversi mesi, però comunque, come ho detto in precedenza, avrei un tempo fino a fine mese e mi metterò in forma comunque. Senti, ovviamente tu hai rinunciato a diverse opportunità a chi sei vicino, e quando si è presentata a Vicenza, cosa ti è balzato nella testa? Insomma, vorrei venire qui? No, sì, ho avuto altre proposte, però comunque Vicenza mi è sembrata una proposta di età, anche perché una città molto bella, ha un tifo molto caldo e caloroso, che diciamo nel calcio per me è la cosa più importante, perché senza tifosi il calcio per me sarebbe diciamo la metà, e comunque c'erano tutti degli elementi che mi hanno portato verso questa maglia, che comunque è prestigiosa e ha una storia. Senti, sei un giocatore noto agli addetti ai lavori, no? Però magari il tifoso ti conosce un po' meno, vuoi descriverti come attaccante? Mi piace fare un po' di tutto, comunque non sono una punta statica, riesco a muovermi sul fronte d'attacco e niente, sono un po' questo. Il tuo pezzo forte per quanto riguarda le tue caratteristiche? Tirare sicuramente. La rapidità, diciamo. La rapidità d'esecuzione, diciamo. Sì, certo, quella cosa lì. Da un punto di vista personale, come ti pone quest'anno? Scusi? Da un punto di vista personale, che tipo di obiettivi? Giocare il maggior numero di partite possibile, segnare anche di quanto possibile, sicuramente. Senti, come hai vissuto questo periodo di lockdown, insomma, per un calciatore difficile stare lontano dal campo? È stato un periodo lungo e fremevo di tornare in campo, perché comunque mesi senza la palla è stato un disastro, però comunque adesso parto carico a 1000 e riprendo diciamo il tempo che ho perso. Poi ovviamente parlare di tifo caldo, no? Dei bisogni, perché è chiaro che per un po' di tempo probabilmente il pubblico non ci sarà. Come fa un giocatore a trovare gli stimoli per andare in campo e sostare tutto? Comunque il tifo fa gran parte del. Spero vivamente che comunque rientrino negli stadi i tifosi, che secondo me è fondamentale, e ovviamente le motivazioni che devi diciamo un po' creare da solo e insieme ai compagni. Io credo, poi tra l'altro tu in questa squadra non sei l'unico attaccante, perché Vicenza ha un bel ventaglio di scelte, no? Quindi ci sarà anche un po' da scontare per trovare un posto fisso. Certo, sicuramente ci sarà la sana competizione che accettiamo volentieri, e comunque uno cerca di lottare per trovare lo spazio possibile, insomma, con questa maglia che è importante. Chi è il tuo idolo calcistico? Fernando Torres è stato, comunque adesso sta smettendo, però ai tempi del Liverpool era diciamo il mio modello di ispirazione. Ti metto bene, ti dà qualche consiglio, sappiamo che c'è questo legame. Sì, certo, ci sentiamo spesso, e è una persona veramente incredibile che mi dà una mano sempre quando gliela chiedo, e comunque più esperienza di lui non ce ne sono, secondo me, comunque riesce sempre a darmi il consiglio giusto nei momenti più difficili. Senti, è stata
una trattativa lunga con il suo procuratore o avete fatto? No, siamo stati un paio di giorni comunque, perché c'erano anche comunque altre società che ambivano alla mia, insomma, presenza, e comunque alla fine ho preso una decisione. È stata una cosa, diciamo, sì, un paio d'ore comunque, perché era una proposta che secondo me poteva fare a mio caso. Gabriele, hai già giocato con qualche ragazzo che c'è rosa? No, conoscevo Peguato. Sì, quindi abbiamo giocato da ragazzi alla Fiorentina insieme e comunque sì, comunque conosce. Questa cosa, sapevo caratteristiche hai come attaccante. C'è un modulo nel quale hai già giocato, che preferisci, che mette particolarmente in luce questo pezzo? Sinceramente mi adatto comunque a quello che mi dice l'allenatore, posso esprimere comunque sia con due punte che con una punta tutte le mie qualità. Quindi hai fatto anche la prima punta da sì, sì, l'ho già fatta e posso dire che comunque riesco a sfruttare bene le mie caratteristiche in tutte e due le maniere. Senti, i gol li hai fatti l'anno scorso, poi è arrivato il Covid, però è stata una stagione molto positiva per te, sicuro è arrivata a categoria. Sì, comunque purtroppo, ripeto, con questo lockdown ho perso tantissime partite, anche comunque per la nazionale ho perso altre tante, e perché il campionato di Serie C continuava ad andare avanti senza fermarsi e potevo fare molto meglio, però tirando le somme è andata abbastanza bene, dai. Questo campionato di Serie B che si è annunciato particolarmente difficile, un sacco di squadre che di qualità, cosa potrebbe fare la differenza? Sì, come ha detto lei, ci sono tante squadre di spessore che sono uscite anche dalla Serie A, secondo me palcoscenici importanti, potrebbe fare la differenza in particolari, cioè insomma in una partita fa la differenza particolare, insomma, tutte le urgenze che il mister comunque ci darà sicuramente con la sua grandissima esperienza. Senti, ti chiedo una curiosità, così è una stupidaggine. Ho visto nelle foto delle tue esultanze una imitazione, l'esultanza di Battistuta, perché arrivi da Firenze, c'è un'ammirazione per i giocatori, immagino anche. Sì, comunque sono cresciuto nella Fiorentina e diciamo che Battistuta è l'icona principale. Non lo so, mi è venuto distinto, da lì comunque Arezzo ho continuato a farlo e mi ha portato anche fortuna, dai.